Buongiorno a tutti, buongiorno alla community di Coach Factor, bentornati a un nuovo episodio, una puntata dal respiro internazionale, quella con Fabio Menta, allenatore e giramondo. Buongiorno Fabio. Buongiorno, buongiorno Ciro. Allora, per chi non lo conoscesse, Fabio è veramente un allenatore giramondo. Dopo, nel corso di questo episodio, ripercorreremo alcune tappe del suo giro del mondo. Giusto per rompere il ghiaccio, visto che ci sono i mondiali in questo periodo e abbiamo assistito a tanti allenatori italiani alla guida delle varie nazionali e tu sei stato per lunghi anni allenatore di nazionali straniere, ti chiedo così a bruciapelo perché gli allenatori italiani sono più bravi, cosa hanno in più degli altri allenatori, cosa ha la scuola italiana che non hanno le altre scuole? Ma io credo che in tutti gli sport, non solo la pallavolo, si possa affondare un pochettino nella società italiana. Noi siamo abituati a pensare, a trovare anche escamotage non sempre positivi nella società. Siamo abituati ad analizzare le cose per trovare un vantaggio e credo che questa sia un po' la base dell'allenatore. Noi non passiamo solo informazioni alla squadra, ma dobbiamo come allenatori sfidare l'allenatore avversario con idee migliori e con soluzioni più efficienti. E quindi diciamo che io ho girato il mondo re realmente, letteralmente, e devo dire che forse dall'Italia non si apprezza, ma il lavoro che fa la federazione, la FIPAV, è assolutamente straordinario. Quando viaggi ti rendi conto che le federazioni praticamente non esistono, che le scuole di pallavolo, nel senso di insegnamento ai giovani allenatori, sono molto così volatili. Invece siamo obbligati a studiare in Italia, se no non prendi il rinnovo del tesserino. E quindi in generale direi che c'è una cultura maggiore che in altri posti. Questo aiuta poi, no, a diventare più celebri in giro per il mondo. Ecco, forse do anche il mio contributo per seguire il tuo ragionamento. Osservando tanti allenamenti in giro per il mondo, mi sono accorto che, bene o male, la struttura dell'allenamento è sempre la stessa, mentre noi italiani forse siamo un po' più bravi ad adattare l'allenamento, la seduta all'esigenza, al momento, al problema che dobbiamo Esatto. risolvere. Esatto, sì, noi siamo molto più attenti, direi, parlo in generale, è chiaro che quando poi raggiungi un certo livello siamo tutti uguali, nel senso che tutti abbiamo la stessa cultura, ma parlo di altissimo livello. Però in generale, quando rimani basico, l'allenatore italiano è più attento alle rotazioni, più attento al situation game, quindi la situazione che si sviluppa in quel determinato momento. E i nostri allenamenti ne risentono positivamente perché alleniamo le situazioni. Io adesso sono in Mongolia, non so se lo sai, ho Sì, ho iniziato visto la 3 settimane. partita di ieri, ho visto la Oh, partita hai di ieri. visto? Ok, quindi siamo in piena fase di studio, la squadra è molto giovane, l'ho presa da 3 settimane neanche, e quindi sto portando quello che noi facciamo, lo studio delle rotazioni, le situazioni in cui bisogna rischiare o non rischiare, i rapporti, le correlazioni a muro, difesa e così via. E ti rendi conto che invece nella pallavolo internazionale, girando, tu trovi quegli allenamenti fatti da 10 minuti di riscaldamento, 20 minuti di tecnica e giochiamo. E quindi io dico sempre meccanizzano l'errore, nel senso che se tu non lo analizzi biomeccanicamente e nel contesto della partita, poi insomma, continui a fare gli stessi errori. Forse noi lì siamo un po' più preparati. Ecco, Questa quindi era la mia. mi confermi che anche nei paesi dove tu hai allenato hai ritrovato questo allenamento standard ripetuto sistematicamente e che Sì, le giocatrici. assolutamente in tutti i paesi. Devo dire che io ho vissuto adesso prima della Mongolia 4 anni nelle Filippine. Devo dire che la Thailandia è diversa, c'è una cultura maggiore, c'è un'attenzione maggiore, c'è un investimento della federazione nella pallavolo maggiore, non solo a livello di pallavolo, ma a livello medico, a livello di tutto, di informazione e così via. La Thailandia è anche la sede della AVC, quindi della Asian Volleyball Confederation, quindi è chiaro che lì c'è più politica fatta bene e così via. Però in generale, sì, quando sono stato in Vietnam per un mese a maggio e ho tenuto dei clinics per allenatori, sì, è molto basico, cioè si gioca parecchio e si spiega poco. Questo è quello che ho visto io nella mia esperienza.
adesso voliamo dall'altra parte del mondo. Parliamo un attimo di Bahamas e Isole Cook. Tra parentesi, io ho vissuto un anno a Miami, per cui Ah, a vicino. un'ora di volo 45 minuti di neanche, volo, sì, esatto, 50 minuti di dalle volo. Bahamas. Quindi mi immagino che il contesto non sia molto diverso. Quello che mi aveva colpito dell'esperienza americana era proprio questa metodologia improntata quasi esclusivamente al gioco, quindi alle situazioni di 6 contro 6. Volevo chiederti se alle Bahamas, che sono di stampo americano, diciamo, Americano. hai riscontrato lo stesso e come sei intervenuto per cambiare Sì, questo approccio. guarda, devo dirti che io ho fatto sempre femminile, nel senso alle Bahamas è l'unica volta che ho fatto maschile il primo anno, poi sono Ah, passato ok. alla femminile, eravamo nel 97 e da allora poi ho fatto sempre femminile. Però le Bahamas erano numero 45 al mondo nelle 5B ranking, quindi era comunque un paese rispettabilissimo, soprattutto se consideri che erano solo 350.000 abitanti maggiormente concentrati nell'isola principale di New Providence. Quindi un gran risultato, solo 350.000, numero 45 al mondo. Si giocava una bella pallavolo fisica. Popolazione di colore, quindi muscoli, fibre bianche, esplosivi, estremamente potenti nell'attacco, però anche lì non c'era struttura, non c'era ragionamento dietro quello che si faceva. Si dà la palla a quello che salta di più, quello che salta di più schiaccia più forte o ti fa il pallonetto la volta dopo, ma non c'era un'analisi contestuale dietro. Ecco, questa era la situazione delle Bahamas. Io sono è lì che ho cominciato a fare pallavolo, fra l'altro, perché dopo essermi infortunato da giovane, io proprio ho psicosomatizzato il mio dolore al ginocchio, non ho più neanche guardato la pallavolo per tanti anni. E però, sapendo che ero un ex professionista, io ho giocato in A2 nel CUS Siena nell'81 con Valdo Cantor, se ti ricordi, Valdo. E come no? È un grandissimo che mi ha insegnato tutti i segreti del palleggio. Io all'epoca ero chiaramente un posto 4, non sono alto. Nell'81 non ero nato, ma Valdo Cantor lo conosco bene anche perché tuttora è un allenatore validissimo. Era un allenatore, una leggenda. Quell'anno la squadra, la società, il CUS, lo prese dall'Argentina. Lui aveva finito di Sì. giocare la finale del Mondiale contro la Russia e, se non ricordo male, era l'MVP o il miglior palleggiatore al mondo. E quindi Valdo è stato per me un'enciclopedia, nel senso che io porto ancora oggi, lo menziono nei miei allenamenti con le palleggiatrici, dicendo: guarda, io ho giocato col miglior palleggiatore del mondo. Questi sono i concetti che a cui dobbiamo ispirarci, eccetera, eccetera. È chiaro che da quel periodo lì a oggi è cambiata un po' la filosofia del gioco, no? Una volta giocavano veloci solo gli asiatici, giapponesi e coreani del sud in particolare, e oggi cerchiamo di giocare tutti veloci, e chiaramente a un'altezza diversa. Però la struttura del mestiere del palleggiatore è quella, insomma. E quindi ho avuto questa fortuna che si è replicata. Io sono stato molto fortunato nella vita, devo dire, pallavolistica. Si è replicata nel 97 quando sono andato a Cuba e sono diventato amico e collega, diciamo, dei migliori allenatori al mondo in quel momento: Antonio Perdomo, che aveva la femminile, Felipe Calderón, che lo aiutava, poi Antonio passò alla maschile. E quindi sono stato 2 anni a Cuba con loro, in palestra, quindi in palestra con Yumilca Ruiz, con Mireia Luis, con Tai Maria Guerrero e via. Capisci che si impara veramente tanto a quel livello lì. E le Bahamas rimanevano comunque un concetto americano, invece, quindi molto gioco e poca analisi, chiamiamola così. Io sono stato chiamato molto brevemente perché una squadra con 4 nazionali nella formazione era ultima in classifica. Qualcuno seppe che ero un ex professionista italiano, ha detto: guarda, ci aiuti così, vieni in palestra oggi. Vado in palestra per vedere questa partita, teoricamente, e invece mi dicono: no, no, in panchina. Niente cartellini, niente preparazioni, niente fogli per dire sei veramente un giocatore, sulla fiducia.
E niente, ho preso sta squadra praticamente quel giorno lì e siamo andati in finale, dal primo posto siamo andati in finale, proprio facendo un lavoro più strutturato nello studio della battuta, delle situazioni di gioco, eccetera, eccetera. Ecco, quindi come nella tua esperienza ho trovato ancora una volta una situazione molto standardizzata verso il basso, in cui tutti tiravano forte e nessuno pensava. Stessa cosa che ho poi trovato nelle Filippine. L'isola Cook lascia stare perché mi ha mandato le 5B la prima volta e il Comitato Olimpico la seconda volta, proprio per cominciare la pallavolo, perché non si giocava quasi per niente. E quindi quella non la consideriamo. Però da lì sono stato in Nuova Zelanda, eccetera, eccetera. E quindi sì, e questo è quello che trovo, tranne che in Italia ho trovato sempre questo tipo di accettazione del gioco. Ok, ma ti chiedo, tra le Bahamas, quindi diciamo così, l'universo occidentale, e l'estremo oriente, gli allenamenti, seppur standardizzati, in cosa si differenziano? Cioè, perché io mi immagino sud-est asiatico molto più improntato sulla tecnica, seppur standardizzato. Ti ripeto che ci sono queste due realtà, la Thailandia è una cosa e il resto è un'altra, per cui c'è l'Indonesia e il Vietnam che hanno un buon livello, che sì, però quando si scontra con la Thailandia è chiaramente inferiore. Le Filippine è ancora un po' un livello più basso, pur avendo giocatrici molto più alte dell'Indonesia e soprattutto della Thailandia, proprio perché questo inizio di tecnica che si sviluppa a un'età di 13-14 anni non ha una scuola dietro, no? In Italia noi sappiamo che la scuola di Roma, la scuola di Modena, eccetera, eccetera, insomma, ci si scontra anche sulla biomeccanica e su determinate esigenze. Qui, lì, in Filippine è un po' più così, come capita, perché la federazione non fa corsi di aggiornamento, gli allenatori guardano YouTube, quindi capisci che dipende anche molto dall'intelligenza o dal talento dell'allenatore. E il paese è molto grande, sono di 110 milioni di abitanti e non ci sono rapporti pallavolistici con le province, ma tutto accade a Manila. Il campionato sono 9 squadre che stanno nella capitale, le giocatrici vengono prese. Ah, una cosa importantissima che limita lo sviluppo, tu sei stato in America, è che anche qui c'è la NCAA, la UAP, cioè i campionati dei college che sono preceduti dai campionati. Stai parlando sempre delle Filippine, scusa. Delle Filippine. Sì. I campionati dei college che hanno prima i campionati delle high school, quindi la giocatrice appartiene alla scuola, non a un club ambizioso che vuole sviluppare come da noi. Appartenendo alla scuola dipende poi dal budget della scuola, dall'intelligenza sportiva della scuola, e quindi non ci sono allenatori preparati che studiano e trasferisci questa mancanza di informazioni. Quando arrivi a Manila, che hai fatto 19 anni, in teoria ti insegnano come si riceve o come si mura, e quindi è tutto molto, no, ritardato nel tempo. E non si trasforma chiaramente in un movimento importante a livello internazionale. Ecco, questo è il limite grosso che avviene un po' negli Stati Uniti fino a un certo punto. No? Poi hai detto bene, il problema negli Stati Uniti è anche che durante la stagione, anzi durante l'anno solare, ci sono due stagioni, c'è la stagione pallavolistica studentesca che dura 3-4 mesi e la stagione pallavolistica di club che dura 5-6 mesi, per cui non si possono sovrapporre per regolamento. Esatto. Tu le giocatrici ce le hai per un tempo, io ho allenato in entrambe, sia scolastico che club, in entrambe le situazioni le giocatrici ce l'hai per un periodo limitato, per cui... Esatto, perché hanno la borsa di studio, no? La maggior parte, quindi non possono essere professioniste, non possono fare questo e quell'altro, quindi è tutto molto limitato anche nel tempo, no? I tempi di allenamento, stanno in vacanza troppo tempo queste giocatrici, quindi tutto tempo perso nel tuo sviluppo tecnico. E questi sono i limiti. Poi le grandi americane sono diventate grandi la maggior parte venendo in Europa, no? A giocare, per cui hanno imparato tutti i segreti, eccetera. Quando hanno avuto quella generazione lì importante, con allenatori importanti come Jenny Lamping o come l'attuale Kira Lee, allora ti ritrovi squadre che possono vincere le Olimpiadi. Ma infatti la mia battaglia è quella di spiegare che l'oro olimpico degli Stati Uniti a Tokyo dipende dal fatto che delle giocatrici del sesteto titolare tutte hanno giocato in Italia o sono state allenate da italiani,
Esatto, Quindi, sì. Non per sminuire il movimento americano, ma perché no, infatti, di fatto. È chiaro che non piace sentirlo agli altri, ma è un dato di fatto. Quindi quando escono dalla NCAA, eccetera, e poi diventano professionisti in Italia, e sono gli anni importanti dello sviluppo tattico, quello tecnico tante volte lo hanno già sufficientemente importante. Non è che Larson abbia imparato a giocare in Italia, però ha imparato come si gestiscono le situazioni durante il gioco, che è la chiave del gioco. Esatto, è esattamente quello che volevo dire. Però torniamo a Fabio Menta. E allora io volevo chiederti come si struttura, ribadendo il fatto che i nostri allenamenti, nostri nel senso di scuola italiana, non sono standardizzati, ma come si struttura una tua seduta allenamento o un tuo microciclo settimanale? Sì, dunque, guarda, io ho allenato anche in Italia, perché poi dopo lo so. Per motivi purtroppo di famiglia sono dovuto tornare a far compagnia a mia madre e sono stato anche in società importanti come Reggio Emilia. E ho sempre proposto, visto che parli di microcicli, una situazione, perché poi quando inizia il campionato non puoi caricare troppo fisicamente, tante volte non hai il tempo di fare troppa tecnica. E quindi il mio microciclo, ricordo per esempio nel Reggio Emilia, la domenica si riposava perché si giocava il sabato, e quindi il lunedì avevamo pesi, esercizi di movimento la sera, di posizionamento in campo la sera. Martedì si dava giù duro di preparazione fisica, con molto lavoro sulle caviglie, gli estensori per tenere queste giocatrici sempre veloci, mentre chiaramente avevano resistenza. E poi piano piano, questo fra l'altro è una metodologia, è interessante forse dirlo, cubana, nel senso che la struttura che io l'ho imparata a Cuba, all'Istituto Internazionale di Cultura Fisica Manuel Fajardo, quindi dove si sono preparati tutti i più grandi allenatori della storia, anche internazionale, si studia questo sia nel macrociclo che nel microciclo, questa salita verso dal fisico al tecnico al tattico, per poi diventare estremamente solamente tattico, perché domani si gioca e quindi bisogna fare, non bisogna essere caricati troppo, non bisogna pensare troppo, si deve semplicemente lavorare meccanicamente su quello che si è imparato durante la settimana, durante il ciclo. Ecco, quindi anche i miei allenamenti si sviluppano in quel modo, si va giù pesante di fisico tra pesi e lavoro in campo a lunedì e martedì, tanta tecnica il martedì sera e il mercoledì. Giovedì mattina io a volte faccio l'analitico con le palleggiatrici, per esempio, oppure la palleggiatrice è il posto 4, cerchiamo determinate connessioni, determinati tempi di attacco e di palleggio, e mentre poi la sera si fa game situation, quindi situazioni di gioco, e il venerdì si gioca per almeno un'ora e mezzo. Ecco, se giochiamo poi il sabato sera, il venerdì si può lavorare molto più sul campo senza fermare troppo le giocatrici, tranne quando vuoi aggiustare il dettaglio, no? O qualcosa che non riesce bene. Ecco, questo è un po' il microciclo. Ecco, ma ti chiedo, visto che le giocatrici dell'estremo oriente sono fisicamente un po' più minute, un po' meno strutturate, il lavoro fisico è, diciamo così, analogo a quello che faresti in Italia o con giocatrici fisicamente prestanti, oppure ridimensioni anche quello a livello anche di numero di sedute? Sì, allora guarda, il discorso qui deve essere relazionato ai diversi paesi, perché come sai bene, nella storia delle colonie alcuni paesi sono relativamente asiatici, le Filippine più di altri, perché per 345 anni hanno avuto gli spagnoli. Quindi io parlo sempre anche di DNA, nel senso che le fibre muscolari delle giocatrici filippine sono molto rosse, troppo rosse. E la cultura, fra l'altro, è di basket, nel senso che poi ci sono stati gli americani dopo la guerra per 40 anni, e quindi è un paese indipendente da poco che gestisce culturalmente le cose per quello che ha visto nel passato. Fra l'altro, non tutti sanno, o pochi sanno, che la pallavolo moderna è nata nelle Filippine. Nel 1916 un filippino disse: perché non facciamo solo tre tocchi e li chiamiamo pass, set e boom. Boom era chiaramente la schiacciata. E si adottò questo sistema dall'epoca proprio a Manila, nelle Filippine. Io scherzo ogni tanto nei clinics con gli allenatori dicendo: l'abbiamo inventata noi, mettendomi al loro pari,
E purtroppo siamo rimasti al 1916 quando si tratta di sviluppo, e loro ridono, ma sanno che purtroppo poi c'è stata questa disconnessione dal mondo della pallavolo internazionale. Però ecco, le fibre muscolari delle giocatrici filippine sono spagnole in generale. Trovi giocatrici toste, impostate, che possono essere molto europee, al contrario delle giapponesi e delle thailandesi, che sono molto minute, hanno fra l'altro dei muscoli che non si sviluppano eccessivamente, e anche culturalmente lavorano in maniera diversa, perché per esempio in Giappone si lavora con i carichi a peso naturale, in generale. Io ho avuto fra le mani anche le tabelle della maschile, della nazionale maschile, e il carico maggiore che si tirava in squat era 85 kg, per un giocatore che ne pesa 80-82 è uno scherzo. E quindi si gioca così. Nel femminile ancora meno, non si fanno pesi fino ai 18 anni, e quindi nelle Filippine la pensavano anche allo stesso modo. Sono arrivato io e hanno cominciato a fare pesi a 12 anni, chiaramente stai attento, non scuoti, ma fai più leg press, stai attento perché l'età è quella, le cartilagini sono sempre delicate, però hanno cominciato a lavorare con i pesi a 12, 13, 14, io a 15 anni avevo delle atlete vere, che in generale non esistevano. Dopodiché i filippini, venendo alla pallacanestro culturalmente, lavorano a pesi estremi, quindi ti costruiscono ste mini culturiste in campo che poi non saltano. Questo paese di 110 milioni di abitanti ha una sola giocatrice internazionale, Giagia Santiago, che gioca a Geomedics in Giappone, fra l'altro premiata miglior muro del campionato giapponese. Quando l'ho presa io nel 2016 non sapeva murare, quindi siamo andati lì a lavorare sui polsi, sui tempi di salto, sulle situazioni proprio biomeccaniche. E dopodiché non ha una giocatrice che salta 3 metri, che tocca i 3 metri in salto, neanche nei test, quindi okay. Qualcosa di strano c'è, avendo giocatrici di 1,86, 1,88, 1,82. La nazionale filippina messa in campo l'anno scorso era più alta di quella italiana, fatti il conto. Prima della Pietrini, quando c'era con la Bosetti, la Silla, la nazionale filippina era più alta di quella italiana. Ultima nei ranking mondiali, quindi capisci che manca qualcosa a livello culturale, sia quando sviluppi la tecnica, che la tattica, che il fisico. Un ultimo dato che ti fa comprendere la situazione è che le Filippine hanno il record mondiale di rottura del collaterale. 48 giocatrici in 11 anni. E si gioca in una anche uno studio sul ruolo? Questo è uno studio che ho dovuto fare io, perché loro la chiamavano sfortuna prima. Quindi analizzando, lavorando, eccetera, eccetera, adesso hanno un centro. Non sono simpaticissimo a molti dopo aver portato queste verità scientifiche, ma il discorso è che si lavora così tanto. Ti faccio l'esempio, i college lavorano 8 ore al giorno, 6 giorni a settimana. 8 ore al giorno, queste stanno in campo fra pesi e giocano 3 ore e mezza al giorno. È chiaro che a 19 anni, a 21 anni sei già usurato, e a 24 anni ti salta il legamento, se non prima. E quindi si trova, capisci che siamo così. La Thailandia. No, volevo capire se c'era una relazione col ruolo, ad esempio centrali, perché non insegnano la fast, perché ricadono su un piede. Palleggiatori, perché allora si lavora poco sulla caduta, non si insegna la caduta. Io ho chiesto immediatamente, quando ho lavorato con un high school, ho chiesto immediatamente le cinture, scusa, mi manca qualche vocabolo in italiano dopo tanti anni, le cinture con gli elastici per il lavoro di resistenza, ho chiesto quelli che ti insegna anche a cadere su due piedi, che ti insegna anche a ammortizzare sulle ginocchia fino a un terzo di squat, invece qui crollano proprio per terra con le ginocchia totalmente chiuse, e quindi siamo andati. Io non ho mai avuto un infortunio in squadra nella mia carriera, tranne una volta a Rovigo, in cui una centrale croata nascose a Natale il triplo allenamento che fece sui quadricipiti, perché voleva essere in forma per la prima partita. Dopo 2 giorni che è tornata al coso, è saltato il legamento. È l'unico infortunio che ho visto nella mia carriera, proprio perché si presta attenzione a tutti questi dettagli fondamentali a livello muscolare, a livello biomeccanico, che qui non ci sono. Io ti ripeto, io continuo a dire qui perché ero nelle Filippine il mese scorso, adesso sono un po' più a nord, ma giù nel sud-est asiatico ci sono solo in Thailandia questi studi, questa competenza, questa preparazione. Ecco, quando si tratta di Vietnam siamo un po' a mezza strada, Filippine, Indonesia ancora un po' più in basso. Infatti, esiste quando la figura
La figura del preparatore atletico esiste o fa tutto l'allenatore? No, esiste, io dico purtroppo, nel senso che questa è tutta gente che viene dalla pallacanestro, quindi le giocatrici fanno le vasche, no? Le cosiddette vasche, corrono per riscaldamento fino a stremarsi, dopodiché riposano poco, non fanno defaticamento, il cool down alla fine dell'allenamento l'ho portato io, perché dopo l'allenamento si fanno i selfie, dopo le partite si fanno i selfie e si torna a casa. Quindi queste in palestra ti arrivano il giorno dopo con i muscoli già duri. E, ecco, diciamo che ho portato questo tipo di situazione un po' più medico-scientifica che aiuta poi l'atleta a svilupparsi meglio. Ma lì non esiste, tranne la Thailandia, chiaramente il Giappone, la Cina, anche qui in Mongolia. Ieri sera abbiamo giocato, ho detto defaticamento, e una parlava, l'altra è andata a prendere la borsa. Cioè, ho detto defaticamento a voce più alta, quella parlava. Quando ho urlato defaticamento, abbiamo fatto i 15 minuti di defaticamento e ho detto che okay, potete andare a casa. Quindi è un fatto culturale o di non cultura del corpo, perché Sì, questo diciamo, questo significa qui anche che i margini sono molto ampi di miglioramento. enormi. Enormi. Io non ti posso far vedere le foto adesso, ma ho 4 giocatrici su 12 che in Mongolia già escono con il mento dalla rete. Le E ho ti giuro viste che sul tuo le forum. hai viste? Allora, Ok. dopo parliamo del forum, dopo parliamo del forum. Rimaniamo sugli aspetti pratici, Sì. un attimo. Allora, io ieri ho guardato la partita perché giustamente volevo essere pronto per Preparato. questo episodio, questa intervista. Ho visto che spesso, più volte durante la gara, il muro hai adottato una situazione di muro a uno. Ma ti chiedo, questa cosa dipende dal fatto che le giocatrici non sono particolarmente tecniche o che non sono fisicamente pronte per fare sempre il raddoppio di No, muro? il muro 1 lo faceva la squadra avversaria. Attenzione, noi siamo andati a volte in difficoltà sulla super, perché i Ok. centrali chiaramente hanno cominciato appena ora a fare questo lavoro di carico sugli estensori, stanno lavorando molto sulla velocità pura. Quindi se giochi in shoot, cioè in super, Sì. chiaramente tante volte il centrale non va, non parte, oppure parte in ritardo, poi butta le mani così. La situazione particolare che c'è qui in Mongolia invece è complessa. Ieri noi nel primo set l'abbiamo sofferta molto. La squadra, per tutte le squadre, tranne la mia, Sì. e la mia 3 settimane fa giocava col sistema di palleggiatore centro-lato. Non palleggiatore lato centro come gioca il mondo. Stessa cosa era nelle Filippine nel 2016, metà delle squadre era in palleggiatore centro lato. Qui tutti, la mia squadra ha cambiato 3 settimane fa, i meccanismi sono entrati subito nella differenza di sistema, però la squadra di ieri giocava col palleggiatore centro lato e un palleggiatore di 1,60 m che non andava a muro. Non so se ti ricordi Takeshita nel Giappone. Yoshi Certo. Takeshita non andava a muro, era 1,52. Quindi si crea questa situazione di un muro sul centro sinistro, un muro sul centro destro e il palleggiatore dietro che copre. Contro quelle Certo. situazioni lì, a noi è saltato un po' la disciplina su quello che dovevamo fare, anche nelle fasi di attacco. Quindi io ho chiamato un paio di volte tempo per ricordare che a quel punto lì noi dovevamo andare all'antenna per poi tagliare se il muro ti inseguiva, eccetera, eccetera. Nel caso nostro, qualche volta non è partito proprio il centrale, perché in effetti si gioca comunque una buona pallavolo in termini di velocità. È un paese asiatico a tutti gli effetti. Il loro esempio, la loro ispirazione è la Cina con un occhio alla Russia, quindi vogliono la potenza, ma vogliono anche la velocità. Quindi io mi sto trovando molto bene, perché è un gioco molto più simile a quello che facciamo oggi in Italia. Insomma, si gioca la super, non si gioca la palla alta, la ricezione è più spinta, quindi un po' più bassa, proprio per accelerare i tempi. Si lavora adesso con me si lavora molto di più sullo spazio-tempo, quindi il concetto di spazio da coprire nel più veloce tempo possibile. Però considera che ho cominciato 17 giorni fa. Ma Quindi è scusa, tu chiaro sei che entrato in corsa o proprio... io sono arrivato 5 giorni prima del campionato, quindi ho Ah, avuto ok. quattro sedute e una amichevole per creare quello che hai visto ieri. E quando
il team owner è venuto alla fine della partita dicendo: sei contento perché abbiamo vinto 3-0? Ho detto: sei felice? Ho detto: no, non sono felice, c'è così tanto lavoro da fare, però sono soddisfatto, abbiamo vinto 3-0 e quindi è un buon inizio. E ho detto: e sono soddisfatto del fatto che queste ragazze sono così intelligenti e disciplinate da aver cambiato sistema, posizione al muro, correlazioni con la difesa, tutto in 17 giorni, facendo una partita abbastanza ordinata. L'avversario non era incredibile, aveva questi problemi enormi nel sistema, nel fatto che la palleggiatrice non andava a muro, però l'abbiamo gestita, insomma, abbiamo vinto a 18, 20 e 16, cioè l'abbiamo gestita bene. Ecco, domani abbiamo una partita molto più tosta e mi aspetto qualche problemino in più. Ok, ti faccio invece una domanda tattica, che però mi devi spiegare, perché deriva da un tuo post riguardante il doppio cambio sulle Filippine. Sì. No, e forse ha destato la mia curiosità, perché io forse ho vissuto una cosa simile a Miami. Okay. Mi pare di aver capito che nelle Filippine è quasi obbligatorio, non da regolamento, ma sì, da prassi, fare il doppio cambio. Ed è lo stesso problema che non è un problema, è lo stesso atteggiamento che io ho riscontrato a Miami. Tutti fanno il doppio cambio, poi negli Stati Uniti i cambi sono quasi illimitati, per cui il doppio cambio lo puoi fare quante volte vuoi. E quando io cercavo di spiegare: guardate che il doppio cambio, cioè, non è che dobbiamo farlo per forza, lo facciamo se c'è un vantaggio, trovavo questo muro davanti culturale. Allora ti chiedo se è una questione delle Filippine, del sud-est asiatico, se è una questione orientale, poi se vuoi anche spiegarmi la polemica del doppio cambio, per essere sicuro di averla centrata. Sì, no, io poi ho creato questo, quando eravamo, io sono di Siracusa, sono cresciuto là con la Paoletti Catania vicino, che sono andato, anzi sono stato chiamato alla Paoletti a 17 anni, eccetera eccetera. Noi facevamo una cosa che si chiamava stupid volleyball, pallavolo stupida, cioè alla fine di un allenamento solo a settimana, non alla fine, prima di giocare, noi decidevamo di fare un set in cui potevi fare tutto, un po' precursori, tutto tranne palleggiare normalmente o fare bagger normale. Quindi potevi ricevere di gomito, potevi giocare di tacco per fare l'alzata, quindi fra l'altro acquistavi delle acrobazie importanti che in partita poi a un certo punto ti tornavano utili. Questa cosa me la sono trascinata sul mio blog con alcune battute che a volte sono un po' pesanti nei confronti di chi sviluppa il gioco nelle Filippine, come in questo caso. Io dicevo: sono stato espulso per sempre dalla pallavolo filippina perché ho vinto una partita senza fare doppio cambio. Era chiaramente una polemica. Ho 57.000 followers da tutto il mondo su quella cosa, quindi molti capiscono di che parlo e ridono. Il discorso è semplice, il mio discorso è semplice come certamente il tuo. Se tu fai un doppio cambio per abbassare clamorosamente la qualità del palleggio, e soprattutto nelle Filippine, quando si fa il doppio cambio, la palla finisce sempre a quella più forte, quindi questa qui che entra in campo davanti, come la giustifichiamo? Ah, ma sai, è 3 centimetri più alta, quindi il muro, 3 centimetri non mi giustifica un muro, se mi metti una stangona di 1,94, allora, per esempio, Zé Roberto che ha fatto negli ultimi anni un paio di volte solo, perché non lo fai sempre, ha messo la stangona al posto della palleggiatrice, si è giocato un punto senza palleggiatore. Quando quella ti ha fatto il muro vincente, tu passi per eroe. Quando poi il punto lo perdi una volta, rimetti la palleggiatrice in campo. Cioè, qui invece, nelle Filippine, invece il doppio cambio è religioso, cioè tu devi farlo perché tre attaccanti davanti sono importanti. Ti ripeto che poi la distribuzione va sempre la stessa, quindi questa giocatrice più alta viene umiliata in quel senso. Ed è un fatto culturale, si fa. Allora, negli anni passati tutte le competizioni internazionali hanno perso le partite sul doppio cambio, perché si è abbassata clamorosamente la qualità del palleggio. Quella non giocava, quella davanti non giocava lo stesso, l'opposta, e alla fine hanno perso punti. Tante volte erano... L'anno scorso hanno preso l'allenatore brasiliano che io speravo cambiasse radicalmente la pallavolo filippina, invece lui adesso fa le cose che fanno i filippini. E l'anno scorso con la nazionale in Thailandia, in Vietnam, quest'anno quindi in Vietnam, una partita che stava vincendo 21-16,
facendo il doppio cambio l'ha persa 25-22, cioè una follia totale. Ieri mi chiama, ieri il mio assistente mi ha detto: lo facciamo il doppio cambio? Dico: guarda, è 21-11, a che ci serve? Abbiamo gestito una partita fino a 21 con la palleggiatrice bassotta, perché comunque abbiamo una buona correlazione con la difesa, difendiamo benissimo. Quindi io non la trovo questa esigenza. Ok, ok, ok. Un po' più tardi, se vuoi fare il doppio cambio, fammelo sapere. Dico: guarda, stiamo gestendo la partita. Ti pressano, no? Perché dici: è possibile che vincete, è possibile vincere senza il doppio cambio. E quindi è un po' una, non so, non so come definirla, un po' un'ottusità. Sì, sì, no, ma l'ho vissuta in maniera analoga. Bisogna fare il doppio cambio. Addirittura sembravo quasi incompetente perché non facevo il doppio cambio. Sì, ma fine... ti guardano male. Adesso, se io in squadra avessi Orro e Malinov, non ti dico quale preferisco, ma fra Orro e Malinov, e faccio un doppio cambio, bene o male, lo so. No, ma il problema è togliere Gonu. Il problema è togliere Gonu, che se fa il doppio cambio il problema è togliere Gonu. Mazzanti l'ha fatto l'anno scorso e io ero un po' così, dico: ma diciamo che negli ultimi punti io il doppio cambio in quel caso non l'avrei fatto. Però il punto è questo: se tu mantieni lo stesso livello di attacco, di palleggio o più o meno, e vai nei dettagli tattici, perché Malinov gioca meno con danesi e Orlo invece si diverte con danesi, quindi hai capito quale preferisco, alla fine il discorso diventa anche quello della leggibilità della squadra, no? Sei leggibile o no? Perché se non gioca più il centrale, gioca solo il posto 4, ti ritrovi il muro a 3. Allora io la vedo così, loro la vedono come il fatto che tre giocatrici devono essere davanti perché è il momento importante della partita. Per questo motivo nelle Filippine e in Mongolia, perché le studio queste cose statisticamente, 99.9% delle partite partono in S1, quindi col 7 rimpi 1, col palleggiatore in più. Sì. Perché è importante avere tre attaccanti davanti. Io dico sempre, ve l'hanno detto che la partita finisce a 25 e non a 4? Perché se la partita finisce a 4, tre davanti mi servono. A 25, diciamo che c'è il tempo di fare tanti studi che giustificano anche partire in P3, no? E quindi si fanno queste amabili conversazioni che però, sai, contro il muro duro, sbatti. Se parliamo di pallavolo giovanile negli Stati Uniti, io non ho fatto lo studio statistico, ma a occhio posso dirti che il 95% degli allenatori americani parte in P1. Questo, guarda, tutti, ma anche in Thailandia, questo anche in Thailandia. Io guardo il campionato thailandese, lo commento perché, come ti ripeto, ho 57.000 followers e sono 2.000 dall'Indonesia, 1.500 dalla Thailandia, quindi ogni tanto, capisci, do anche la loro parte. E partono tutti in P1 perché tre giocatori avanti ti danno un vantaggio. Io dico: guarda, facciamo un ragionamento. Normalmente tu lato 1, mi confondo un po' con l'italiano, l'outside hitter 1, quello dopo il palleggiatore, normalmente il tuo attaccante è più forte. Dice: sì, è vero. Dico: allora, non è che alla prima rotazione già stai togliendo l'attaccante più forte davanti e metti quello meno forte che magari ti tiene la ricezione o che? Dico, quindi, capisci, prendi un luogo comune e lo fai diventare cultura. Per alcuni diventa religione, se non lo fai sei blasfemo. Però se tu vai a snocciolare le situazioni, non ti parlo neanche dei match-up, perché se io giro la squadra e il mio attaccante di 1,87 m gioca contro la tua palleggiatrice di 1,70 e non parto con quella rotazione lì, sono anche un po' pirla, no? Diciamo. E quindi praticamente poi si perdono. Infatti piano piano questi fans che leggevano dicevano: ma che cosa dici? Piano piano ho cominciato a capire, persino i fans, ma non gli allenatori, purtroppo, che partire in P1 non ha un senso se... Io ieri sono partito in P1 perché questi giocavano col palleggiatore centrolato e quindi mi ritrovavo quella giocatrice contro il palleggiatore basso, ma è un caso, io parto spesso in P5 e P3, dipendendo un po' dalle situazioni. Ma hai capito perché, tu hai capito perché loro non riescono o non vogliono adeguarsi al sistema, diciamo così, europeo, palleggiatori alla centro? Cioè, una cosa... le motivazioni alla base quali sono? Perché non posso credere che anche nell'altissimo livello la motivazione sia: abbiamo sempre fatto così. Ci saranno delle motivazioni tecnico-tattiche?
Ma intanto l'altissimo livello, qui, lì non esiste veramente, perché ti ripeto, la Thailandia è una perla, letteralmente, guarda, lavorano, se avessero giocatrici più alte, già sono numero 15 al mondo ed erano numero 8 al mondo quando c'era Plungit e Vilavan e tutte queste. Ha fatto un grande mondiale, ha fatto comunque. Sì, no, è incredibile. Ti ripeto, con giocatrici che sono 1,79, tranne la Taddao 1,85 al centro, queste ti fanno delle cose pazzesche e giocano un po' antiche ancora, perché hanno l'incrocio in combinazione, a volte si perdono con le posizioni a net perché poi devono ricorrere dall'altra parte, eccetera. Però hanno una tecnica e una difesa a terra che è tipica della scuola asiatica, perché il Giappone, tu sai che l'Italia se la gioca con tutti, se la gioca anche col Giappone, però il Giappone per noi è un mal di testa totale, perché non puoi buttare la palla prima del quinto o sesto scambio, buttare giù la palla a terra. Quindi se metti insieme la loro tecnica, la loro adesso esplosività, perché sono esplosive, Pimpichaya e Moxri sono veramente esplosive, e quell'altezza che sta diventando un po' più importante, queste se la giocano anche con la Polonia, con l'Italia, con la Cina, ha battuto la Cina, quindi capisci. Però ecco, al di là di quello, fuori da quel contesto importante della Thailandia, il resto è mancanza di sviluppo, mancanza di studio. Le federazioni non fanno questi corsi, quindi tu hai imparato dal tuo allenatore di 10 anni fa, che ha imparato dal suo allenatore di 10 anni prima, e quindi stai giocando alla fine a pallavolo i 30 anni fa. E quindi per loro, sai, quando tu, non so, se vivi nella giungla e non sai cos'è internet, la prima volta ti spaventi a vedere cos'è internet, no? E la vedi un po' come magia nera. Quindi il fatto di avere quel sistema che è molto più fluido nelle ricezioni, per esempio, quello che utilizziamo noi, per loro era comunque un fatto culturale traumatizzante. Ok, quindi non ci sono delle basi tecniche o tattiche per cui loro continuano con quel sistema? È solo culturale. Non è che ti dicono io preferisco giocare palleggiatore centro banda perché ho questo vantaggio piuttosto che un altro. No, i vantaggi non riescono a portarteli, perché il palleggiatore centro lato storicamente da noi negli anni 60 e 70 è cominciato col fatto che quando mettevi il palleggiatore a rete, nell'ordine veniva subito dopo il centrale e il lato, ma in quella rotazione lì. Quando poi hanno cominciato a studiare le rotazioni era una bella difficoltà a ricevere bene, dovevi portarti via a rete uno dei ricettori, all'epoca è vero che si faceva un po'... Io per esempio ho i centrali che attaccano la pipe meravigliosamente qua nella mia squadra, perché? Perché non sono mai state specializzate in niente, sanno fare un po' di quello, un po' di quello, un po' di quello. E quindi primo allenamento vedevo questa che mi aveva detto che era un centrale, perché io l'avevo appena conosciuta la sera prima, e che andava a giocare la palla alta in posto 4 durante il riscaldamento. Dico, che stai facendo? No, mi riscaldo. Dico, ma tu quella palla lì non la giocherai mai, perché stiamo perdendo tempo? Quindi solo adesso stanno capendo l'importanza della specializzazione, della cosa. A prima partita abbiamo murato 2 volte, a seconda partita abbiamo murato 2 volte, a terza partita 5 volte, a quarta partita 8 volte. Capisci che adesso lavorano più specificamente su quello che poi devono fare in campo. Quindi c'è tanta perdita di tempo, tanto, come dire, un po' culturalmente sono così, quello che capita capito, quello che mi dicono faccio. E manca la cultura, ecco, in quel senso. Però adesso nelle Filippine il 70% delle squadre da un paio d'anni gioca con palleggiatore lato centro. Possiamo dire che è merito tuo? Diciamo che abbiamo la certezza, che i fans che sono folli, le Filippine è il posto più bello del mondo per andare a vedere una partita. Fai conto che una semifinale o un quarto di finale universitario fra le due nemiche fa 26.000 spettatori, sempre. 26.000 sono più di Italia-Brasile finale del mondiale. Quindi fatti il conto di cosa succede nelle Filippine quotidianamente. Diciamo che tutti questi fans che continuano a leggere le spiegazioni scientifiche o geometriche o fisiche del perché si fa così, poi vanno sulla pagina del college e continuano a insistere. E nello stesso anno 2 college su 8 hanno cambiato il sistema da palleggiatore centro-lato a palleggiatore lato-centro.
influenzo, ho influenzato, diciamo che ho influenzato, e credo che alla fine influenzerò un po' qui, perché piano piano con la squadra che gioca sempre meglio qualcuno dirà: vediamo cosa sta facendo con questo palleggiatore lato centro, perché qui è il 100% fa palleggiatore centro lato, quindi sono io un mondo nuovo e le mie giocatrici sono giocatrici nuove anche per chi guarda le partite. Ok, quindi questo è importante, comunque la disponibilità anche delle atlete, perché io ti riporto sempre la mia esperienza all'estero. Purtroppo la frase "abbiamo sempre fatto così" era difficile da scardinare, no? Sì, sì. Qui Ciro, torniamo alla sociologia. Tu sai benissimo che l'Asia è il paese più disciplinato al mondo. Infatti. Nel senso che storicamente le democrazie non sono esistite, c'erano i re, gli imperatori e i regimi. Quindi tu fai quello perché te l'ho detto io. E quindi è più facile lavorare con le giocatrici asiatiche. Io nella mia vita ho avuto problemi due volte sole, con due giocatrici sole, una in italiana e una in argentina. Sai benissimo che noi, nella nostra cultura, il giocatore che ha appena cominciato l'anno scorso ne sa più di te, che è Callini da 20 anni. No? È un po' un modo di fare nostro. In Asia non succederebbe mai. Tutti zitti e fanno quello che dice l'allenatore. Quindi sono arrivato qua, ho detto: ragazzi, da oggi faremo così. Qui c'hanno qualche parola di russo, l'alfabeto cirillico ce l'hanno, quindi da, dicono sempre sì. Qualunque cosa io dico, sì, ok. Vanno e lo fanno. Ecco perché in 13 giorni noi siamo riusciti a impostare il sistema, le correlazioni, le priorità, le aree di competenza. Cioè io ho spiegato, loro sono un miracolo, perché in 2 settimane molti hanno il mal di testa, ti dicono: ah, ma no, ma questo, no, questo, loro fanno. Quindi il vantaggio di allenare in Asia è che tu hai, diciamo, a disposizione un gruppo che dice cosa devo fare. Non sempre ci succede in Italia o in altri paesi più latini. Non voglio fare polemiche sulle situazioni dove sono le giocatrici che fanno mandare via gli allenatori, quindi chiudiamo la polemica prima di iniziarla. Io vorrei dedicare la parte finale di questa piacevolissima chiacchierata proprio al tuo blog, al tuo forum, non so neanche come chiamarlo, al tuo spazio didattico. Sì. I numeri sono impressionanti, immagino che sia tutto in lingua inglese, credo. Eh sì, in inglese, perché comunque è basato nelle Filippine, ormai col Google traduttore, tranne il vietnamita che ti traduce sempre, il thailandese anche, che ti traduce cose pazzesche, funziona molto bene per tutti. Quindi c'è gente di tutto il mondo. Io una volta ho contato, quindi erano 172 paesi diversi, tanti africani, tante. Quindi mi sento un po' la responsabilità, parlo inglese, scrivo inglese, questo è. Ok, e quali sono i contenuti di questo blog? Allora, guarda, chi si approccia per la prima volta deve un pochettino filtrare le cose, perché io parlo a un audience che è molto fan base, cioè gente che non capisce quello che vede ma che vorrebbe capire, e quindi c'è tanta spiegazione. Però siccome non sono tecnici, butto dentro le battute, la polemica da ridere, la fotografia strana. Ho fatto un po' un mélange, perché mi rendo conto che infatti ho un'altra pagina che è a pagamento, cioè l'allenatore che vuole imparare viene, si chiama, è l'Accademia Online, e paga, entra e trova soltanto contenuti scientifici, proprio la struttura delle fibre muscolari, lo sviluppo della pallavolo, come gioca il Brasile, come gioca la Cina, come è stata la partita ieri dell'Italia, tatticamente, eccetera. Quello è a pagamento, entri, fai e io ti do. Il blog, se ti approcci per la prima volta, dici: ma che cos'è questa? Una battuta, che cos'è questa? Una polemica. E mescolo un pochettino, però metto tante informazioni che il tifoso comune o l'allenatore giovane che non ha iniziato ancora a studiare i dettagli trova interessanti. Ecco, quindi cerco di fare una cosa, un prodotto accessibile a tutti, e poi tu vai, ti eviti lo stupid volleyball e ti vai a leggere le cose importanti. Una cosa interessante, mi pare di aver capito, correggimi se sbaglio, è che tu fai anche proprio un servizio di consulenza a distanza, cioè l'allenatore ti può mandare un allenamento e chiederti di revisionarlo, così come una giocatrice o un giocatore ti può mandare un video e chiederti una correzione del video, è corretto? Sì, faccio anche un'analisi biomeccanica delle fasi di ricezione, di salto, di
eccetera, eccetera. Quindi la manteniamo a livello scientifico, assegno certi allenamenti, se diventa una cliente, chiamiamola così, per cui per 6 mesi l'alleni tu. Io ho avuto studenti dalla Bolivia, giocatrici del campionato boliviano, tanto per dirti il paese più lontano possibile, che hanno lavorato con me per 4 mesi, avendo i loro miglioramenti nel salto, nella ricezione. Lavoriamo, c'è gratuito su un'application che trovi, io c'ho Android, quindi sul cos'è, il Google, no, come chiami, dove vai a prendere le application? Lo store. Sì, lo store, ecco, non mi veniva. C'è una cosa che si chiama Angulus, un'applicazione che si chiama Angulus, che ti permette di misurare l'angolo perfetto di piegamento delle ginocchia nella fase di ricezione, di distanza dal tricipite al petto nella fase di... Quindi tu identifichi degli angoli standard importanti, che sono determinanti poi nel tipo di ricezione, e dici... Lavoriamo sugli 85-88 gradi di angolo qui e facciamo delle ripetizioni, oppure fai questo drill in cui tieni dei pesi, così il muscle memory, no? La memoria del muscolo viene attivata. Si fa questo tipo di cose. Dopodiché, chi vuole studiare proprio interamente, c'ha i clinics con i post, con le foto, con le videoletture, eccetera, all'accademia, quindi mi segue là e studia là. Io ti devo dire che, soprattutto chiaramente nelle Filippine, in cui il livello era molto basso, gli allenatori che hanno studiato con me, che sono ormai 248, quindi è un numero che influenza la comunità. Certo. Nei primi 6 mesi di studio dall'Accademia, avevo 70 allenatori, hanno vinto 22 titoli e non avevano mai vinto prima. Perché siamo passati dal sistema palleggiatore centro lato a palleggiatore lato centro? Perché hanno cominciato a prestare attenzione alle configurazioni delle ricezioni, al concetto di assistenza, quando andare a muro al centro con il lato, quando non farlo, cosa ne consegue nel riposizionamento dei difensori, eccetera. Ecco, cerco di fare questo servizio qui. Io purtroppo ho 60 anni. Quindi ho fatto il giro del mondo, ho fatto tanta esperienza, so come lavorano in moltissime nazioni e credo di poter dare un aiuto o compensare qualche mancanza che c'è nei vari paesi. Ma ho studenti e allenatori in Polonia, in Danimarca, negli Stati Uniti, gente che fa la NCAA che è venuta a dirmi: ascolta, io mi posso iscrivere così poi mi studio cosa dici tu. Quindi è divertente e è anche una bella responsabilità. Ecco. Ok, l'ultima domanda, ti chiedo, a livello giovanile, nei paesi Vietnam, Thailandia, Mongolia, Filippine, sì, c'è, la, diciamo così, qualcosa di analogo ai nostri sistemi giovanili, quindi le categorie, o è tutto riservato alla scuola, quindi campionati giovanili, finali nazionali? Sì, allora questo c'è anche nelle Filippine, però ecco, abbiamo parlato già, nelle Filippine è il sistema americano, quindi alla fine la giocatrice appartiene alla scuola e deve essere fortunata a beccare la scuola giusta con l'allenatore che sa. Però a livello provinciale hanno tutti i loro campionatini che finiscono nei finali nazionali, sponsorizzati da un grande sponsor che è quello della nazionale, e quindi alla fine si arriva anche a farsi conoscere, perché come nel sistema americano, poi tutti gli allenatori importanti dei college vanno alle finali per fare il recruitment, quindi prendere le giocatrici migliori, che nelle Filippine purtroppo vengono considerate solo quelle più alte, perché il piano altezza. Quindi adesso le Filippine hanno costruito una nazionale più alta di quella italiana, ma sono tutte lente e saltano poco. Allora la cosa, tanto per parlare ai tuoi ascoltatori e dire quanto diventa paradossale quando ci si mette il paraocchi. All'ultimo campionato, l'anno scorso, adesso sono diventati professionisti, quindi c'è un campionato professionistico di gente che praticamente non sa giocare, ha partecipato una scuola media che prende gli scarti che rimangono da queste finali, che si chiamano in Tagalog Palarong Pambansa, è la finale delle Filippine, delle giovanili. Quando tutti quelli coi soldoni dei college, perché poi i soldi girano sotto banco comunque,
vanno a prendere tutte quelle di 1,84 m, 1,88 m, arrivano questi senza soldi e dice: vieni a studiare con me a Manila, ti do l'high school, ci alleniamo bene, stai tranquilla, mangi, dormi. Hanno partecipato al campionato professionistico da ospiti e hanno battuto due squadre di altissimo livello con professioniste che giocano in nazionale due volte e poi le hanno battute di nuovo in allenamento. Ecco, quindi si creano questi mostri di ignoranza. Lei è 1,88, quindi è forte, lei è 1,74, e io dico sempre: guarda che Mireia Luis era 1,74, se vai a controllare la più forte schiacciatrice della storia, non è che ti dicano una di 1,98 per forza. Quindi, insomma, ci sono questi luoghi comuni che in Asia si sentono un po' di più perché la popolazione è mediamente bassa, soprattutto nel sud-est asiatico, e quindi questo mito dell'altezza, altezza e mezza bellezza, insomma, si fanno degli scempi. Sì, questa è un po' la situazione così. Diciamo che culturalmente c'è tanto da lavorare. Il resto viene di conseguenza. D'accordo, però culturalmente però c'è, come dicevi tu prima, il vantaggio di avere atlete super disponibili, super rispettose, super senza... Assolutamente sì, questo è il continente più bello del mondo per la pallavolo se tu sei un insegnante, cioè uno che vuole passare informazioni di pallavolo alle giocatrici. Loro sono lì per ascoltare, nessuna mai si permetterebbe di dire: non sono d'accordo, ma che stai dicendo? Io odio il termine sir, no? Sir, how are you, sir? E lotto con le giocatrici per non farmi chiamare sir. Cioè c'è una tale... Loro si distanziano, ti mettono lì su. No, tu sei l'allenatore, dimmi cosa devo fare. Quindi questo è paradiso per noi allenatori, soprattutto se sei cresciuto in Italia in cui... come tu hai detto, la giocatrice chiama il procuratore e poi hai perso il posto perché hai detto di fare un esercizio. Chiudiamo la polemica. Va bene, senti, allora io ti ringrazio infinitamente. Io mi auguro che tu, anche se abbiamo parlato in italiano, che tu possa anche condividere questa chiacchierata con la tua community. Io mi auguro che qualcuno della nostra community si iscriva al tuo blog, anche perché purtroppo, adesso lo dico, io ti ho conosciuto quasi per caso, no? Navigando su internet, mi piacciono gli allenatori giramondo, ho trovato appunto la tua storia e mi ha appassionato, quindi mi sembrava doveroso ospitarti in un podcast dove parlano gli allenatori. E ti faccio in bocca al lupo per la stagione che stai facendo, ti ringrazio ancora per la disponibilità. Crepi il lupo e grazie mille, mi sono divertito quest'ora qui e quindi ti sono grato, è stata una bella esperienza. www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori.